caro Diego, ritornare a Trichiana fa sempre un certo effetto, vero? Ma proprio sì, e tanto, anche perché di là c'erano tutte le mie ex ragazze dell'Under 16 e sono stato contentissimo di vederle con i dirigenti, tutto quanto. È sempre un sapore particolare tornare in un posto dove sei stato bene e dove sei stato bene accetto, lo dimostra anche stasera come mi hanno accolto. E ci tenevi, questa è una forma di rispetto tuo nei loro confronti, di fare una bella partita, esatto. Hai messo in campo la tua squadra, diciamo, migliore per vincere, come hai vinto. Esatto. Abbiamo secondo me giocato, abbiamo giocato male, devo dire, però come hai detto tu, è quello che hai centrato il problema, cioè il rispetto passa attraverso l'avversario, attraverso, come si dice, battagliare nel migliore modo con le forze migliori, perché così rispetti l'avversario. Se potevi fare forse qualcosa di diverso, ma le cose vanno fatte così, perché così si rispettano loro per il loro impegno, per la volontà che ci mettono. E devi giocare sempre così, nel senso che non puoi, se no sarebbe per me come averle prese in giro, che mi sarebbe dispiaciuto. Noi, ripeto, non abbiamo giocato bene, posso dire, siamo state disordinate. E mi dispiace, perché nonostante la terza vittoria consecutiva, però voglio un approccio un pochettino diverso. Terza vittoria consecutiva, questo è l'accento che dobbiamo porre, sì, ad un campionato particolare, Coppa Italia, non è Serie D, però diciamo è il giusto premio per quello che è stato fatto nella stagione precedente. E comunque vi state comportando bene. Sì, abbiamo continuato la striscia di vittorie, no? Adesso ci aspettano due sfide, una col San Vendemiano, che abbiamo qualcosa qua che non si è ancora sceso giù, no? Che è la sconfitta nel Coppa 3-1, e quindi ci giochiamo quello, e dopo abbiamo l'ultimo con l'Azzurra. Il nostro obiettivo è come quello dell'anno scorso, partita per partita, ma vincere. Noi vogliamo vincere, dobbiamo avere la fame di vincere come avevamo avuto l'anno scorso. Sappiamo che con squadre di Serie D non sarà facile come l'anno scorso, però dobbiamo farlo, perché se si vuole avere una mentalità di fare qualcosina in più, insomma, che è un campionato che magari non conta niente, però è un campionato, però la mentalità vincente si costruisce anche su questo, la mentalità vincente si costruisce su tante piccole cose, e io voglio comunque questa mentalità, se vogliamo poi dopo prepararci per il prossimo anno a fare qualcosa di bello. Direi che è una considerazione molto intelligente e importante, e il tuo gruppo ti seguirà sicuramente. Intanto adesso saluta definitivamente questa palestra, la palestra di Trichiana. Eccola qui. Ancora quello che abbiamo messo per la promozione. Saluto questa palestra che mi è stata per 14 anni, che è culminata con il Rotto 8000, che è l'obiettivo che avevamo con loro qua. Saluto, perché qua sarà difficile che ci rivedremo con la prima squadra. Diego, complimenti e buon proseguo di stagione. Grazie, grazie e buon lavoro a te.